Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Bio Mutant. Vi ricordate quel segnalino che avevamo da una vita? Sono riuscito ad andarci uscendo da, appunto, dal campamento che ho controllato, non c'erano né missioni, niente di particolarmente buono e quindi sono andato via e vediamo un po' cosa c'è è qua. È un tunnel che conduce da un altro lato dello stesso mondo. Mi fa tanto piacere, insomma sì. Qui diceva che c'era qualcosa, ma io non vedo un cazzo. Ovviamente sono sempre ceccato e insomma è così. Vabbè, può darsi che non ci sia niente. Andiamo avanti. Qui c'è qualcosa. Benissimo, non guardo neanche più finché non è leggendario. Ho modificato un po' l'arma, adesso vi faccio vedere come. Vediamo un po' se c'è qualcosa di buono. Perfetto, vediamo se c'è anche qua qualcosa di buono. Sembrerebbe di no. Andiamo pure. Vai. Oh, meno male si apre, perché insomma mi preoccupavo altrimenti. Non c'è nessuna quest qui effettivamente, però insomma c'è un punto interessante, guardiamolo. La collezione. Mi fa tanto piacere. Oh, salve! Oh, che bella lo cosa. Senti questo odore? Biorischio sì. Nelle vicinanze. Mi fa piacere perché sono cose che comunque fanno sempre comodo. Aria completa. C'è solo quello. Dice, beh, vabbè, oh, è roba gratis. Cioè, ma schifo non mi fa sicuro. Penso che, credo che possiamo anche andare via. Allora, cosa facciamo? Ci ho pensato, è un po' che ci penso per fare le cose, non è che io ho trovato molta risposta alla domanda, però qui siamo andati, non mi ha segnato il coso, accidenti, il punto di trasloco, maledizione, insomma. Dicevo, adesso andrò di nuovo qua a fare il punto di trasloco perché non me l'ha segnato, accidenti. È impossibile usare spostamento rapido perché probabilmente sono dentro un posto, no? Perché mi sembrava di averlo fatto. Dicevo, andiamo là per la foresta è magnifica, mi fa tanto piacere per te, perché volevo appunto fare, vedete che ci sono, fare delle quest da questa parte, perché evidentemente di qua non posso più fare un cazzo purtroppo. Così ci dirigiamo verso il completamento della quest che ci permetterà di potenziare apposta il nostro spaccacazzi, come si chiama, quello che apre tutto, insomma è una cosa piacevole, no? Quindi selezioniamo la prima quest più vicino che abbiamo, che è questa, il pompa muscoli, così vediamo anche se è vero che ci aumenterà la vita, la forza. In teoria sì, però non so se la forza è intesa come è stato o danno corpo a corpo, vedremo. Dunque devo andare da questa parte, però non dentro la città ovviamente, quindi ci dobbiamo girare attorno e andiamo a vedere se per la strada incontriamo qualcosa, che fa sempre comodo. L'esplorazione aiuta sempre in questo gioco, proprio tanto tanto. Vediamo un po'. Aspettate che stavolta non mi fregano, perché se è una roba del tipo, insomma, è sempre nella stessa zona. Ok. Perfetto. Guarda che se almeno siamo in alto, è un attimo scende, vedete? Adesso facciamo così, tanti saluti. Facciamo molto prima. Oh, che bello. Certo, ci perdiamo un po' di roba per la strada, questo che mi fa piacere tanto. Forse poi ho fatto una botta di pensavo di planarsi di nuovo. Ed ecco qua, perfetto, eccolo lì. Quindi niente, il mondo più luminoso, mi fa tanto piacere per te, insomma. Ok, altra roba, totem, vedete che tanta roba. Sì, degli splendidi elettrorifiuti tutti per te. Grazie, molto gentile. Ma c'è tanto, io mi dispiace dover lasciare, però insomma c'è veramente tanta di roba da prendere, da trovare. Questa strada porterà a qualcosa, una strada sembrava di averla già percorsa, però insomma vediamo cosa porta al ponte. Solo al ponte porta, se solo al ponte faccio un taglio e ci vediamo là. Sembrerebbe che stiamo andando, ok, siamo già andati, allora ci vediamo fra poco. Ed eccoci qua, siamo tornati appunto al ponte, vediamo un po' se c'è qualcosa per la strada, stavo per cadere, per guardare, insomma. Qui effettivamente c'è qualcosa, cos'è, un cavo, qualcosa, non lo so, adesso la sento. Toxanor ha costruito un sacco di botto rifugi, questo è il numero 7F. Va bene. Non posso fare a meno di chiedermi se significhi qualcosa di particolare. Beh, io non me lo fa fare, vabbè. Ho modificato l'arma, vi faccio vedere l'efficata. Adesso è molto più veloce. Eccoci qua.
fan pelo più di danno. Sono contento di essere in una coppia. Prendiamo tutto, adesso andiamo prima qua. Vai. Abbiamo già trovato quello che ci serve, insomma. Vediamo 40. Cominciamo ad esserci quasi, però non proprio esattamente. Chi è? Non lo so. Vediamo un po'. Prendiamo tutto quello che è possibile prendere. Lo sapete come sono fatto, perché te dalla spazzatura a volte ci può essere qualcosa. Certo che se lo guardo magari è meglio, cosa dite? Qui non c'è niente. Qua c'è qualcosa. È lì a disposizione. Perfetto. Altro? Sembrerebbe di no. Però io sento combattere. Oh, mi sbaglio? Sento degli strani rumori. Non so da dove vengano, effettivamente. E non c'è niente qua che sia di fuori. Chi lo sa? Che cosa strana. Qui non si rompe. Fa attenzione. Bah. Forse non lo esplota tutto, però mi dà completo, boh, va a capire. Comunque, stavo dicendo che dobbiamo andare salve. Questo è il... eccolo qua, così almeno se abbiamo una monta la prendiamo. Di qua, fatemi vedere se c'è qualcosa, perché io, sapete, l'esplorazione è l'anima del gioco. Di questo almeno. E l'Erotai diceva che portava sempre qualcosa di buono. Bene, andiamo un attimo qua. Vediamo, tanto vedo già qualcosa in lontananza. Vediamo un po', ok, esatto, vediamo se è qualcosa di buono. Oh, leggendario, mamma mia quanta rigenerazione che ci dà, e 30 di quello. Oh, ma questa è una cosa che è veramente incredibile, cosa bella, benissimo, possiamo andare, tanto dobbiamo andare di qua. Ci andiamo proprio fagiolo, qui siamo a Suburbio. Sì. Il posto ideale per sfuggire al fetore cittadino. Non mi faceva andare, accidenti. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Fetore cittadino, sì. Ma non c'è un cazzo. Non mi apre niente, non mi apre. Ma che cazzo di posto è questo? Questo... Lei è ridotto un po' all'osso, lo sa. Glielo dico, poi dopo vede lei, insomma. Oh, non c'è un cazzo di niente. E si siende. Andiamo... Ah, qui c'è il pompa bull. Se non si fa mi incasso. Era questo? Dimmi che si fa. È livello 2. Vabbè. Pompa muscoli, li voglio guardare. Scusate, lo so, sono una palla, ma avete tutti ragione. Ma abbiamo 40 corpo a corpo, non si sa quanto, perché non ci dice un cazzo. Vediamo se è vero. Vai. Pompa in su, poi in giù. A ritmo, mi raccomando. Che potenza! Senti come si gonfiano i muscoli. Si gonfiano i muscoli. Questo lui l'ha detto lui, eh? Adesso vediamo se è vero. È sempre uguale. Io non so cosa devo guardare, che cosa si è pompato. Si è fumato probabilmente qualcosa che è pompato, non credo. Vabbè, intanto andiamo pure avanti. Questo potrebbe essere l'inizio della fine. Mi fa tanto piacere per te. Di tutto. Grazie. Tocchiamoci i marroni. E così, una volta fatto questo, andiamo pure in cucina. Sembra esserci un cazzo. Poi andiamo fuori, perché tanto sicuramente qualcosa ci sarà. Chi è? Oh, salve. Scusa, sa? È un signor cavolo. C'è boia. Ma è struso lei, lo sa? Eccoci qua, vai. Perfetto. C'è boia, ho fatto il casino. Mamma mia, che astrusità. E vai. Così ci posso morire. Ci può morire? Allora, fatemi finire di vedere, perché io volevo esplorare ancora un altro po', che non abbiamo mica finito la zona, eh. Cosa c'è di bello? Sembrerebbe un cazzo. No, dai, c'è altra roba. Adesso tiriamo qua. C'è il portabagagli. Non c'è un cazzo, eh? Cavacca. Proviamo sta casa, dai. Magari c'è qualcosa. Uno sa se dice qualcosa. Allora, cosa c'è qua? Mi hanno risposto. Un cazzo di niente. Bella sta botta. La porta in un posto molto bello, sa. E niente. E qui lo so che... Ah, c'è un... un totem. Così almeno siamo a posto. Rottami metallici tutti per te. Area sotterranea, quello è, non possiamo farlo. Aggeggio mono chef, ce ne saranno tanti da fare qui. So che devo trovarli anche. Ok, qui c'è qualcosa. Devi svitare i tenditori per svuotare lo spurgafeci. Sì. Non mi va di là, quindi questo così.
credo, questo così, questo così, questo così, e non va di là. Ok, adesso è andato. Cazzo. Ti restano poche mosse. Ok. Dovrei fartele bastare. Me le sono fatte bastare, insomma. E adesso? Questo è il tipo di guaio che vorresti solo lavare via. Cazzo. Però non è niente male. È come male, se qualcosa stesse per accadere oggi. Buono, buono. E non abbiamo trovato ancora il bottino superbo. Queste sono zone veramente incredibili. Lì c'è qualcuno, adesso arrivo, qualcuno. Ma c'è qualcuno anche qui. Radio c'è. Mamma mia, mamma mia. Ok. Scusi, sa, dobbiamo dirci un attimo, niente personale, però quando ci vuole, ci vuole. Vediamo un po' se c'è qualcosa qua. Perché sinceramente non so cosa dirvi. L'aria è veramente vasta. Trovare proprio tutto non è una cosa proprio facile, vai. Non resterà in piedi a lungo. Notato che non resterà in piedi a lungo. Eccoci qua. Vai, adesso ci pensiamo anche noi. Vedete come siamo veloci, cioè non ci arriveranno mai. La pistola veloce, lo sparacato qua, insomma. Eccoci qua, ecco, questa è andata. Mossa l'ostia, devo. Collezione. Collezione, sì. Io sono perplesso, perché purtroppo non possiamo aprire una zona, però mi sembra strano che quella zona ci sia così tanto. Secondo me qualcosa mi è sfuggito. Beh, è un posto meraviglioso questo, è proprio utile. Porca miseria, vedete lì che c'è qualcosa. Vai, muoviti però, Eccolo qui, ma fammi. Dovrai ruotare i cuscinetti che sostengono il globo. Ok. Dovrebbe essere a posto. Questo manca. Così, ok. E siamo a posto anche questo. È andata. Ce ne sono altre due. E il bottino superbo. Ma è una cosa incredibile che non l'abbia trovato. Sono un po' costernato. Okay. Sono un po' ceccato più che altro. Sembra così strano non trovare un cazzo. Meglio un sole opaco di una notte eterna. Sì, ne sono sicuro che tu abbia ragione. E tu? Che cazzo ci fai qua da solo? Ecco. Lo so, è bello. Ah, ma c'è altra gente, c'è altra roba, volevo dire. Ci vedi, c'è una cacanata in mano. Ok, lei è stato molto piacevole vederla. Non ci è voluto molto, No, per niente. Scusa. Bene. Un po' di legno rottami tutti per te. Ok, totem ce ne sono. Ci ha fatto prendere un colpo. Quindi vuol dire che siamo nella direzione salve, livello 30. Molto piacere vederla. Quindi diciamo che qui c'è tanto da esplorare ancora. Vai. Mamma mia, che roba mi ha sparato in faccia. Comunque era una mod di quelle da fucile, insomma, da come si chiamano. È lì a disposizione. Mi fa tanto piacere. Vediamo un po' se c'è qualcosa qua. Perché un'area così vasta non me l'aspettavo, sinceramente. Vediamo un po', forse qui qualcosa c'è effettivamente. Entra. E c'è una zona sotto. Oh, bello. La miserica. Certo che comunque è vasto sto posto. E qui c'è una zona. Ok, questo dovrebbe essere quello che chi cercava. Quella zona sotterranea, che c'è anche la corda. Ok. Salve. Ecco. Piano piano prendo tutti, Adesso questo qui facciamo così, se no. Ma facciamo anche così. Ok. Vai. Adesso carica, lo so. Non resterà in piedi a lungo. No, non resterà per niente in piedi a lungo. Sta gente qui, insomma. Quanta gente. Ma stiamo facendo delle sfraganate. Cioè, non ci riescono a prendere. Neanche il cecchino ce la fa. Sforacchiali tutti. Ok. Guardate, non ci prendono. Siamo più veloci dei proiettili. Incredibile. Scusi, sa, signor cecchino, salve. Ok, e qui siamo a posto. Preso tutto, mamma mia, la velocità quanto è importante. Qua c'è qualcosa, c'è un cazzo. Qui dopo saliamo, qui questo c'è morto. Ma qui qualcosa ci sarà, no? Una cassa, vai! Considerato quanto è buio, non dovrebbe mancare molto all'alba. Precisione, probabilità di critico, ma questa è una cosa fantastica. Che cos'è? L'impugnatura. Impugnatura dell'arma, oddio cosa ho fatto, crea, dell'arma che è questa
qua, che è già buona, per carità, però non la trovo, quindi è del fucile. Se ti piace far piovere proiettili, questa qua, non andare oltre. Che è già leggendaria, però non mi sembra, forse non è proprio di questa, è di un'altra cosa ancora tipo questa. Però non ce la fa cambiare, eccola qua, dovrebbe essere questa. Vabbè, adesso faremo, dai. Vediamo un po', salve, vai così. Mamma mia, quanta roba che abbiamo trovato, cioè ci siamo riempiti tutte le tasche. Qui c'è una scala, io la prenderei. E qui c'è tanta roba, mamma mia. Vai, scusate, aspetta, pulsante. L'emozione, sono emozionato, c'è tanta roba qua, a chi se l'aspettava, insomma. Vai. Ormai il nostro, a proposito, personaggio, io metterei ancora fortuna, se arriviamo a 50 più il bonus che abbiamo, arriviamo a 60, se non sbaglio, non voglio dire una cacata, ci voglio guardare. Qui c'è qualcosa, vediamo, abbiamo, vedete, c'è subito 61%, ce l'ha dato veramente potente. Qui c'è ancora qualcosa. Comune, questa è proprio una cacata di quelle grosse. Attendere se c'è altro. Evidentemente sì. Ma c'è tanto, tanto da esplorare in questo posto. Guardate. C'è poi. Mamma mia, quanta roba stiamo facendo. Mi sto ricoglionendo. Ce ne vede tanta. Però qualcosa che veramente ci serva. Ancora no. Ok. Mamma mia, io sono allibito. Non c'è niente. Probabilmente ho lasciato indietro anche qualcosa. E qui siamo usciti. Ok, scusate. Pensavo ci fosse qualcosa, invece no. Siamo usciti. Io non ho ancora finito di esplorare. Madonna, quanta roba c'è ancora. Cioè, io mi sto straperdendo. Allora, aspettate. Cosa... Perlomeno sottoterra la temperatura è stabile e piacevole. Sì, è proprio una cosa figaccia, fate proprio, ci vado a fare le cose. Sì. Ecco, vedete che c'era ancora qualcosa. Devo esplorare meglio. Solo che la zona è così vasta che dopo è facile perdersi. Io poi mi perdo anche a casa mia, figuriamoci. In un posto così nuovo. Ecco qua. No, abbiamo fatto, credo e penso, tutto. Quindi andiamo di là, proseguiamo, continuiamo era italiano quando l'ho pensato, poi si è perso per la strada e non so che fine abbia fatto. Allora, di qua. Ok, risaliamo. Oh, salve, lei... devo caricare, ha fatto una bella figura di merda. Sforaccheli tutti! Sì, sì, scusa, signore, ma cosa fa? Ma dove sta andando? Mi ha fatto salire. Ecco. Ok, yeah, bene. Oh, e questa da dove esce? Cassarola. Salve signore, insomma, coso. Ok. Radio centro. Sforaccheli tutti. Stiamo raganando di colpi. Insomma, siamo abbastanza potenti, Quindi c'è la chiave del cavo? La fu? È la chiave del cavo grande. Grandissimo, salve, ma lei dopo quello che ho affrontato non lo guardo neanche. Allora, c'è un totem. Cavo lo voglio, scusate. Scusate, ma c'è del totem. Plastica più avanti. Bottino superbo, ma c'è tanto ancora da esplorare qui. Allora, fatemi capire. Allora, qua. Io sono un po' perplesso perché. C'è tanto. E mi sono assolutamente perso. Non so dove sono andato, dove no. Quindi dovete avere un attimo di pazienza. Purtroppo. Qui c'è qualcosa qua sotto. Quindi o c'è un modo per arrivarci sotto, mi sono perso io qualcosa. La foresta è magnifica. Mi fa tanto piacere. E vedete che sotto c'è qualcosa? No, qui si sale. Qui si scende. Qua ci deve essere qualcosa. Ecco, adesso che cazzo, dove sono quelli che rompono i marroni? E niente. Ok, mamma mia, quanta roba c'è. Oh, salve. Ecco qui.
La collezione è lì a disposizione. Ok, 2 su 4. Leggendario. Mamma mia, con il nostro bottino a 60% esce fuori dalla gran roba. E siamo a 3. Guardate, leggendario è ancora uscito. Cioè, ormai non ce n'è più per nessuno. E questo è un... Ti servono gli 8 comandi per avviarlo. Perfetto, andate anche questo. Mamma mia, quante cose abbiamo fatto. Tante. Eccellente, è illuminante. Non so. So che fare questa strada è molto un casino, perché c'è veramente tanto. Io mi sono perso quelle 856 miliardi di volte e quindi non so neanche dove cazzo sono. Che cazzo. Lì c'è il cavo, adesso andiamo al cavo, dopo ritorniamo qua e vediamo che cazzo possiamo fare, ma sarà dura esplorare tutto. Sì, è proprio bello il colpo, eh. Il colpo gli è venuto a loro quando mi hanno visto. Un coso così potente non ci vede da una vita, diciamo. Ecco qua, e questo è il cavo. Vai! Perfetto. Vediamo un po'. Perfetto, dai, sono contento. Abbiamo fatto un sacco di cose in questo episodio. Infila e gira. Sì, ho infilato. Non so se ho girato, però ho infilato. Eccoci qua. La peppa. Vai. Perciò ho messo più possibile. Adesso non so se riusciamo ad arrivare a 100, ma se dovessimo arrivare a 100, ogni bottino che è viola diventa giallo. Cioè, ogni bottino giallo diventa in automatico leggendario. Non sarebbe male, Perfetto, possiamo prendere la nuova arma. Vediamo che arma è. Roba da fare invidia a un cecchino. Cioè, poi mi ha sputato in faccia. Cavacca. Allora, è un fucile normale 502 679. Ha una portata di merda ed è sempre tipo fucile a pompa. Precisione abbastanza. Cadenza di fuoco bassa. Perforazione di corazza bassa. Però fa tanto danno. Intanto lo prendo. Sono contento, carità. Va bene, io direi, ragazzi, che ci fermiamo, che se no faccio... Quanto sottoterra pensi di essere? C'è tanto ancora da esplorare, lo so, però non lo facciamo in questo episodio, lo faremo nel prossimo, se ci riesco, perché non è neanche detto. Ma c'è ancora qualcosa, un altro totem. Gommarottami da recuperare. Perfetto, mancano un poche cose, dai, ce la possiamo fare. Quindi, ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like e commento se vi piace la serie. E fammi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi saluto, ciao.